prima tratta Monaco, poi abbiamo il secondo aereo che ci porta ad Amburgo. Mami, sei stanca? Mamma mia! È un po' lunghetta, eh? Fatta con scalo e non volo diretto per Amburgo, è lunga. È dalle 4 di stamattina e siamo in pullman verso la nave. Non abbiamo neanche pranzato. Vabbè. Un po' di dieta pre-crociera? Sì, si entra al porto. E qua già si intravede la navina, che bello. Si sale. Scusi, lei dove sta andando? Non lo so. E siamo entrati finalmente. Bella. Buongiorno truppa, allora vi faccio vedere un po' la nave MSC Oribia, una nave da 183.000 tonnellate di stazza lorda, si gira bene, insomma è una bella navetta. Composta generalmente come un po' tutte le navi da crociera, quindi all'esterno si trovano piscine, scivoli, eccetera, eccetera. Insomma è un po' la pacchia, c'è questa sorta di acqua park che è un po' la pacchia per i bambini. Consiglio sempre le navi da crociera, le crociere in generale per le famiglie. La crociera non è da vecchi, la crociera è stata riprogettata e ripensata già, parliamo di qualche decennio fa, per le famiglie. Buongiorno, allora siamo ai mercati Gaia Generali, no? Com'è che chiama? Buongiorno! Buongiorno! Abbiamo trovato dei nostri fans. Sì. No, vabbè, siamo ai mercati generali di Rotterdam, e mercati centrali, molto, molto vari, cibo. Vabbè, no, comunque da vedere, qua vicino alla nave, vicino al porto, è una passeggiatina di 10 minuti, si fa un ponte, tira un vento cane, però sono da vedere, dai, ci perdiamo una mezz'oretta anche qua. Pausa caffè. Amarissimo. Gaia, io continuo a sostenere che devono finire di fumarsi la marijuana qua in Olanda. Qua c'è l'entrata di un museo che dobbiamo capire che museo sia. Sono la loro architettura da fuori di testa, gli olandesi sono così.
Benvenuti a New York, siamo a New York e qua l'aurora boreale non c'è però, No. È cattiva, sì. Dico New York perché qua è invaso da World Trade Center. Ti piace? No, cioè carina il mercato, carina l'albergo, però non ha niente a che vedere altro. L'albergo? L'albergo, quello che abbiamo visto a Cubi. Ah, perché tanto. Sì, no, stiamo appunto cercando una zona un po' più caratteristica, ma. Ma mi sa che. No, ma sicuramente stiamo sbagliando noi qualcosa. No, questo è Rotterdam. Questo è Rotterdam. Gaia, tu cosa dici? Pensavo meglio, dobbiamo girare di più. Giriamo, cerchiamo i canali, cerchiamo i caffè shop, così, così torniamo in nave tutti felici. Vabbè, carino, ma ci aspettavamo qualcosa di più caratteristico. Salve signori, oggi ci troviamo qui nel centro cittadino della cittadina di Bruges, in Belgio. Questa città, simbolo della potenza del Belgio negli anni del 1500-1600, chiaramente... Scusi, che fa? Ma scusa, cos'è? È un momento Piero Angela questo? Cazzo, non è mica un tour organizzato, dai, vai, vai! Ecco, turisti, fai da te! Hello? Hello? La Elena è incazzata perché un piccione gli ha cagato sulla scarpa. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. Venite giù che il ponte non regge adesso. 6.000 passi, dai, poca roba. Camminare, bisogna visitare. Non ce la fai più? No, ce la faccio. Adesso prendi la barchetta, dai. Volevamo prendere la barchetta, ma di fatto hanno chiesto un po' troppo e c'era troppo casino. 15 euro. Troppa fila da fare. 15 euro a persona, dura mezz'ora il giro di questi canali. Vabbè, molto carino, molto caratteristico. Chi lo vuol fare, questo è il prezzo e quanto. Signorina Elena Monterisi, volevo sapere se Bruges alla fine le è piaciuto o meno. Molto bella la città, devo dire che sembra di essere nel Medioevo, non mi ricordo secolo, non mi fate domande di storia. Dal 1600 in poi. Però molto bella, è uscito il sole finalmente, ma adesso bisogna andare a riempire le panze. Il panciotto. Quindi probabilmente andiamo a prenderci un waffle. Comunque...
Comunque... bello scorcio sul canale. Pronti per strafogarci di cibo? Yes, quanto pieno! Banana bonanza, eh! Banana bonanza! Eccolo! Thank you! Ma che tristezza! Sì. Va bene! Pausa golosa! Gnam. Gnam. Aiuto. Lo sto componendo ancora. Allora, ciao ragazzi, volevo spiegarvi un attimino l'uscita per Bruges. Arrivato Davide. Per Bruges noi abbiamo preso il taxi per, vabbè, eravamo in 6, quindi quei pulmini lì. E abbiamo pagato 50, abbiamo un po' contrattato, abbiamo pagato 50 euro invece che 55, ok, in sei persone. Ve lo consiglio perché di fatto se siete una famiglia numerosa si viene a risparmiare un attimino. Il transfer della nave ti portano direttamente in centro dove vuoi te e poi eventualmente ti vengono a riprendere. Il transfer della nave era... 13? Era... 12? Testa, no, ma poi non ti portava a Bruges, ti portava a Zeebrugge, mi sembra. Ah, ok, quindi non lo so, se siete una coppia sicuramente è comodo il transfer della nave, se siete una famiglia più numerosa indubbiamente arrangiarsi con i taxi conviene, insomma. Si possono prendere anche i mezzi, però sono 2-3 mezzi diversi, ci vuole un'ora e un quarto, un'ora e mezzo. Ok, esatto. Quindi no, direi che noi ci abbiamo messo circa 20 minuti, sì, 25 sì. minuti dalla nave a Piazza del Mercato, che è il centro di Bruges. Però forse poi c'è un po' di coda sul ritorno, se andate via al pomeriggio. Sì, no, esatto, il pomeriggio conviene anticipare perché chiaramente tutta la nave risale. L'orario per la risalita, tutti a bordo, è alle 17.30. Sì. Sì. Ok, quindi vabbè. Quello poi ve la gestite voi. Eccoci qua alla conclusione di Bruges. Finito, yeah! No, dai, manca ancora un'oretta, dai. Un'oretta ancora. Sì, lacrimuccia. Lacrimuccia. No, A domani. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Mongolini. Buongiorno truppa, allora siamo a Le Havre, oggi vabbè faremo questa passeggiatina fuori dalla nave a piedi, tranquillamente si arriva a questo parchetto, la nave la vedete lì, si arriva con una passeggiatina di 10 minuti a questo parchetto con questa scultura qua un po' particolare, fatta tutta con i container. Ah, è carina, niente di che. Ci faremo un giro in centro, vediamo un attimo cosa offre Le Havre, non abbiamo grosse aspettative. L'alternativa era fare escursioni con MSC, ma avevano dei transfer lunghi, tra virgolette molto dispendiosi anche, e quindi abbiamo optato per farci due passi qua a Le Havre, dai, così, giusto per... Noi oggi siamo a Mont-Saint-Michel, mentre gli zii sono a Le Havre. Ecco una piccola clip per farvi vedere la nostra escursione con MSC, in verità solo il transfer.
però ci ha portato fino a qui e poi ce lo stiamo girando in autonomia, anche se abbiamo poche ore per stare, però almeno un assaggio di questo posto lo abbiamo avuto. Merita tanto. Adesso è parzialmente nuvoloso, ma c'è ancora sole. C'è la bassa marea, ci sono anche le persone che camminano, è bellissimo, ci sono tante scolaresche, insomma veramente veramente bello, un posto magico. Però è forte questa cosa qua, eh. È grossa, non so se rende, ma è parecchio grossa. Caffèrino? Pausa caffè? Questo è il divertimento dei noi grandi invece. Specialmente della Beba, questo è il suo divertimento. Allora, in tanti chiedono perché la crociera. La crociera io la vedo come la possibilità di vedere in tempi brevi, perché comunque una crociera generalmente è una settimana, molti posti. Bene o male ogni giorno sei in un posto nuovo, no? Quindi uno si fa un'idea, seppur approssimativa, perché le ore sono quelle, ma si fa un'idea di cosa sta vedendo, in modo tale che se piace uno può, nulla toglie che può tornare e farsi una bella vacanza ferma nel posto per approfondire quello che ha visto in nave. Questa è la nave da crociera, ci sono orari, ci sono tempi che possono dare fastidio, è vero, ma comunque insomma è tutto fattibile, sei in vacanza, sei in un luogo molto bello. La cena è uno di quei momenti dove insomma sei assoggettato a questi orari, no? Questo però può essere tutto ovviato come i buffet, mangia come vuole, mangia quando vuole e salta tutto questo che è insomma questa trafila un po' scomoda per i turni della cena. Questo è quanto, io ve la consiglio perché almeno una volta va fatta, è una bella esperienza, chiaramente il servizio hotel è uno dei migliori, per le famiglie specialmente, cioè guardate qua, la nave da crociera offre svariati punti per divertirsi e passare delle belle giornate. Southampton col sole, meno male. Allora ragazzi, no niente, qua si fa tranquillamente a piedi, si esce dal molo dove ha attraccato la nave, la crociera, e in un quarto d'ora circa riuscite ad arrivare nella zona centro dove potete fare shopping o se volete informazioni e approfondimenti su quella che è stata la storia del Titanic, i punti da vedere sono tutti qua. Insomma, per sgranchirci un attimino le gambe dalla nave, direi che questa escursione vale. L'alternativa era andare a Londra. A Londra però, gente, 2 ore passa di transfer, relativo costo, vabbè, e per stare poi alla fine 4-5 ore a Londra, credo, quindi abbiamo valutato che non era il caso, poi vabbè, avendola già vista, era un po' lunghetta. Questa crociera in effetti abbiamo notato che sì, tocca dei bei posti, ma con tutti degli spostamenti molto lunghi, dei transfer molto lunghi, non so fino a che punto ne valga la pena. Certo, per chi non ha visto Londra, per chi non ha visto Amsterdam, chiaramente fa piacere, ci si fa un'idea e eventualmente uno poi ci torna per i cavoli suoi.
qua sei dentro la chiesa in pratica. Ma dite che è sconsacrata? Magari fanno ancora le messe. Ogni occasione è buona per sedersi. Sì, non ce la faccio più. 5.000 passi che abbiamo appena fatto, ne mancano ancora. Inizia a contare i passi. Sì. Senza fisico. Oh, siamo arrivati a The Grapes, che è il pub dove si riunivano insomma un po' tutti a bere, marinai e non, prima di imbarcarsi sul Titanic. Kaya, ho visto il Titanic, l'abbiamo trovato! Buongiorno, allora faremo una breve tappa qua ad Amburgo, che è la città del porto, insomma, dove ci si imbarca e dove si ritorna. Non abbiamo tantissime ore, però dai, cercherò di farvela vedere in qualche maniera. Noi abbiamo fatto tutto in autonomia, quindi treno, costa una stupidata, si parla di 14 euro noi in tre, ed è valido il biglietto per 9 ore, quindi tutte le tratte si possono fare tranquillamente. È un mix tra treno e metropolitana. Comunque, dai, ci sta. Vediamo di vedere un attimo anche Amburgo prima di prendere l'aereo e, ahimè, tornare a casa. Che bella! Ok, giretto concluso, dai, carina da visitare, se si ha qualche oretta, il transfer di 20 minuti con una sorta di metro, e si è qua in centro ad Amburgo e si gira tutto molto, molto velocemente, dai. Però non venite di domenica. Non venite di domenica perché è tutto chiuso. Tutto chiuso, sì, però vabbè, dai. Per visitare la città ci sta. Ora direzione aeroporto con un transfer fatto in metro per i cavoli nostri. In 20 minuti siamo all'aeroporto. Sì, sì. Alla prossima, dai, alla prossima crociera, al prossimo viaggetto. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. La famiglia Cocoè. Ciao Gaggia. Ciao mammi. Vabbè, è finita anche questa. Siamo in pullman della MSC che ci fa il transfer per l'aeroporto. Peccato, una settimana vola sempre.